Va bene, io inizierei a questo punto, tanto vabbè, siamo una decina di persone e va bene, in realtà poi dopo queste cose le ho anche spiegate, mi è capitato di spiegarle uno a uno con dei ragazzi che dovevano fare le presentazioni della terza media, della terza, insomma, l'esame di terza media. Quindi nei mesi scorsi, no, in questo mese in realtà, tra maggio e giugno. Questo è il secondo appuntamento di una sequenza, no, di 10 incontri, che sono pensati ogni incontro autonomamente, cioè ogni incontro si sostiene anche da solo perché ha un oggetto di apprendimento, diciamo, specifico che vale in sé per sé, insomma, ecco. È chiaro che nella sequenza però dei 10 laboratori alcune cose si ripeteranno perché, ne so, a partire dagli strumenti tecnologici tipo la videoconferenza, cioè il software Zoom che stiamo utilizzando come la videoconferenza, ad altri software che comunque ci serviranno per fare brainstorming o altre attività sono assolutamente necessarie tutte le volte. Quindi in realtà poi man mano riusciremo anche ad essere più pratiche dal punto di vista digitale, diciamo, ecco, dell'alfabetizzazione digitale intorno all'utilizzo di certi strumenti. Io vedo naturalmente almeno un paio di colleghe tra quelle presenti, sono già recidive, cioè nel senso che l'hanno già visto questo laboratorio, sostanzialmente uguale a quello che abbiamo già fatto, però rimanete perché magari ci può servire fare anche delle considerazioni insieme. Allora, quello di oggi si intitola come usare le enciclopedie e le fonti informative per imparare. Facciamo come avviene di solito in tutti i laboratori che tengo. Una prima fase di brainstorming, poi una fase in cui spiego delle cose, faccio vedere delle cose, quindi voi dovete avere pazienza, vi mettete lì comode, state ad ascoltare, potete anche dormire eventualmente. Scusate, c'è mia figlia che mi saluta, lo prendo. Ciao. Scusate, la didattica a distanza comporta anche questo. Quindi spiego delle cose, poi infine niente, c'è naturalmente uno spazio per confrontarci e per fare delle domande. Allora, come già riuscite a capire, in realtà quando faccio gli interventi nelle classi, dalle terza elementare fino alle scuole superiori e anche appunto agli adulti, in questo caso a voi, c'è qualche differenza tra le diverse fasce di età? Qual è? Quando entro nelle classi, in realtà l'intervento può durare dura almeno 50 minuti, difficilmente si spinge fino a un'ora e mezza. Perché? Perché per tanti motivi, vuoi perché la lezione digitale ha dei suoi limiti, vuoi perché, insomma, basta così, insomma, così decido che basta così. Questo che cosa significa? Che grande spazio naturalmente, mentre io adesso vi spiegherò delle cose come se foste dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti o degli adulti che devono imparare a fare ricerca, o devono imparare usando le enciclopedie, appunto. Ogni tanto, vedete, intercalo delle considerazioni, delle riflessioni, delle meta-riflessioni che non faccio naturalmente con i bambini. Non è che con i bambini mi metto a dire, ah, ecco. Guardate cosa stiamo facendo adesso, no? Staccatevi dal contesto in cui siete, provate a guardarvi dal di fuori. No, cioè, è chiaro che i bambini, i ragazzi devono imparare a riflettere, come dire, su se stessi, ad autovalutarsi, eccetera. Però è chiaro anche che questa scoperta va fatta gradualmente, pian piano. Mentre oggi con voi, io in questa oretta e mezza, mi concedo naturalmente delle incursioni di carattere così riflessivo, teorico, insomma, perché ci servono per inquadrare bene le cose che facciamo, che sono, ripeto,
sono semplicissime, in realtà non faccio niente di nuovo che voi già non conosciate, però quello che interessa a me e che passi è il metodo che naturalmente non deve essere unico, cioè non è solo quello che vi propongo io, però io intanto ve ne propongo uno di metodo di lavoro che penso che sia produttivo, efficace, indispensabile soprattutto perché va a toccare punti essenziali dei processi cognitivi che stanno dietro all'apprendimento, apprendimento fatto su supporti, su dispositivi di informazione. Adesso, tra l'altro, apro una piccola parentesi, noi siamo in questo momento organismi informativi, noi non siamo in presenza in questo momento. Quindi che cosa significa questo? Che siamo pura informazione, davvero. E quindi per non soffrire, perché i nostri corpi non soffrono, abbiamo bisogno che questa informazione sia quanto più ecologica, come dire, limpida, trasparente possibile, chiara, organizzata nel modo migliore possibile. Questo è un requisito per la didattica digitale, naturalmente. La didattica digitale ha delle caratteristiche che sono un po' diverse da quelle della didattica in presenza e non sono necessariamente l'una in contrapposizione all'altra, anzi direi che sono due mondi anche molto diversi che vale la pena, insomma, frequentare in ogni modo. Allora, fine della premessa, incomincio subito. Le colleghe di Pesaro mi perdoneranno, quelle che già c'erano, con un piccolo esercizio di brainstorming. Facciamo finta che voi siete la mia classe, io sono il maestro, il prof, che vi sta dicendo, ecco, buongiorno, benvenuti ragazzi e ragazze, oggi siamo qua. Ecco, adesso si aggiunge anche Ninna, che sa già di cosa parliamo. Ragazzi e ragazze, siamo qua oggi insieme a distanza, ma in realtà potremmo essere anche in presenza, perché queste cose nascono in presenza, queste cose che faccio io le ho fatte per diversi anni in presenza. Dopodiché, nel mezzo della pandemia, ecco, sono stato costretto a trasformare quello che era analogico e digitale in presenza, a trasformarlo, a convertirlo in modalità esclusivamente digitale. Ok? Quindi mi sono accorto che è anche un po' diverso rispetto alla presenza. Anche bello, ci sono delle cose che sono belle che in presenza non si possono fare, che si possono fare magari facilmente stando a distanza. E visto che stiamo anche tante ore davanti ai computer, davanti ai dispositivi, imparare ad usare questi dispositivi in maniera ecologica, appunto, può essere molto, molto interessante. Bene, allora, cominciamo ragazzi e ragazze, vado in presentazione, vi descrivo rapidamente una cosa. Allora, adesso chiederò a tutte voi di collaborare con me alla ricerca di parole, di significati intorno a questa domanda. Cos'è il carnevale? Allora, per farlo, per consentirvi di collaborare con me, vi mando un link nella chat che quando ci cliccate non funzionerà perché dovrete copiarlo e inserirlo nella vostra barra degli indirizzi del browser che utilizzate. Ecco, se sono bambini di terza elementare, naturalmente non è detto che i browser capiscono subito cos'è. Chiusa la meta riflessione. Ecco, quindi io copierò questo link nella chat di Zoom e vi incollerò anche questo numero 90 98 34, che è un codice che vi servirà per accedere alla piattaforma, una piattaforma gratuita online, che vi consentirà di dare delle risposte brevi a questa domanda: cos'è il carnevale? Allora, comincio subito tornando in aula, scrivo dentro l'indirizzo che a voi serve da chiamare in questo momento, che è www.menti.com. Ripeto, se ci cliccate sopra, Zoom non vi fa aprire il browser. Dovete copiarlo oppure scriverlo direttamente sul vostro browser. Chi c'era l'altra volta già, insomma, l'ha già visto questo menti.com. Adesso io ripeto come se fossimo la prima volta in aula.
per qualcuno lo è, magari. Bene, cliccate su www.menti.com, dopodiché inserite il codice 909834. Non è arrivato il link nella chat. No, non è arrivato? Lo rimando. A me no. www.menti.com. Dovrebbe esserci adesso. Ah, in waiting room, aspettate, allora c'ho qua un piccolo, scusate, mi fa scrivere solo, no, ecco, avevo sbagliato il destinatario, avevo scritto solo a quelli che erano nella waiting room, mentre mi toccava scrivere a ognuno di voi. Adesso dovreste vederlo tutti, dovreste vederlo. E sì, il codice è 909834. Cioè, quello che voi vedete in sovraimpressione è un codice finto che lui mette in automatico per farvi intuire che cosa dovete fare. 909834, se voi lo inserite, vi consente di dare tre, l'applicazione vi consentirà di fare, di dare tre risposte di 25 caratteri. Man mano che voi date le risposte, adesso che sono in presentazione, noi le vediamo in diretta, per cui se fossi in un'aula, ad esempio, davanti alla LIM, utilizzerei la LIM e i telefonini per fare questo giochino. Allora, il primo ha risposto, ecco, vedete, già sono arrivate due risposte. Se non ci riuscite, ditemelo che io vi aspetto. Vale la pena anche con i bambini e con i ragazzi e con tutti aspettare, insomma, ecco, fino a che riuscite a raccogliere parole. È sempre un buon risultato, perché stiamo facendo brainstorming, quindi abbiamo bisogno di mobilitare tutte le cose che ci ricordiamo su questa domanda. Cos'è il carnevale? Cerchiamole nella nostra testa, quando lo dico ai bambini che devono cercare nel loro computer, nel loro hard disk, un po' si mettono a ridere, no? Siamo a tre. Ecco, 4. Vedete, io riesco in basso a destra, c'è il simbolo appunto degli utenti che si stanno collegando. Ecco, finora ho avuto 4 rispondenti. Per cui, ecco, se c'ho una classe di 15, di 20, 24, è chiaro che da lì posso riuscire a capire se hanno risposto tutti. È anonima, naturalmente. La risposta. È chiaro che se poi voglio che ognuno si identifichi, posso anche farlo. Insomma, sono il prof, il maestro, e chiaramente voglio tenere sotto controllo, come dire, la padronanza lessicale dei ragazzi, la capacità di attivare la loro memoria, la capacità di esprimersi anche in formato digitale, perché, come avete già intuito, qua si tratta anche di avere un minimo di competenza digitale. Con i bambini di terza elementare ci sono riuscito, qualcuno non ce l'ha fatta, però ecco, l'aiuto dei genitori è naturalmente fondamentale. Più diventano grandi, meno hanno, come dire, meno si fanno aiutare perché meno scocciatori vogliono intorno, insomma. Però questo poi dipende dalla loro abilità. Aspetto ancora un minuto, se arrivano altre risposte. Potete rispondere anche più volte in realtà, eh. Vi dovrebbe consentire, dopo aver fatto il primo submit, di farne anche un altro, e un altro, e un altro, e un altro. Se il brainstorming dura un'ora, naturalmente, come dire, ci potrebbero venire, potremmo avere bisogno di inserire più parole. Comunque, che cos'è il carnevale? Maschere, la parola più gettonata, quella più. Ecco, vedete la parola. Questa è una nuvola, no? Una nuvola di parole, quelle più grandi sono quelle più selezionate. Non essendoci una lista di parole predefinita, naturalmente, alcune si somigliano, dicono la stessa cosa, ma hanno qualche carattere, qualche elemento che li differenzia. Comunque, dai, andiamo a nuove risposte, coriandoli, dissacrazione, festa in costume, una festa colorata, Krampus, non so cos'è, vedete, si impara anche da altre cose, carnem, levare. Bene, carnevale alpino, eccetera. Naturalmente tutti i bambini, i ragazzi hanno delle preconoscenze legate al carnevale. Chi è che non ce l'ha? Una festa talmente importante per la nostra cultura che
che tutti ce l'abbiamo. E io uso questo esempio perché poi è anche estremamente trasversale. In realtà il carnevale non è una roba per bambini, quindi cioè non è solo per bambini, quindi va benissimo a tutte le età, insomma, fare un brainstorming didattico, ecco, come per iniziare. È chiaro che questo brainstorming potremmo farlo anche sul sistema solare e la luna, le stelle, la biologia, e la storia, insomma, su qualsiasi cosa. Bene, le risposte sono diventate già consistenti, io comincio a ritenermi soddisfatto e quindi a questo punto vi chiedo naturalmente di sospendere le risposte perché dobbiamo continuare a fare brainstorming su un'altra applicazione, così che vedete come funziona anche un'altra applicazione che diventerà, come dire, consueta in questi laboratori e in più rispondiamo a un'altra domanda, perché noi adesso cosa stiamo facendo? Abbiamo la pretesa, come dire, di approfondire il tema del carnevale. Facciamo finta, medesimiamoci nel maestro, nella maestra, nel prof che ha dato la ricerca sul carnevale da fare. Per la prossima settimana mi portate una ricerca sul carnevale. Poi cosa succede? Naturalmente questo è il tema dell'incontro. Allora, sospendo la condivisione un attimo, ritorno in sala, qua in aula. Allora, abbiamo cominciato con Mentimeter, adesso ritorno di nuovo nella presentazione e vi faccio vedere un'altra applicazione invece. Vi faccio vedere. Dovreste essere tutti, insomma, Drive, immagino, Google, Gmail, no, Google come motore di ricerca sicuramente, ma Gmail non è affatto scontato che lo utilizziate tutti, e Drive come ambiente, diciamo, di... Ecco, ritorna Teresa. E Drive come ambiente, diciamo, in cui salvare i materiali. E allora, chi lo conosce sa già, insomma, più o meno come funziona, quindi mi perdonerà la banalità. Chi non, magari non l'ha mai visto può segnarselo. Allora, voglio continuare a fare brainstorming utilizzando una lavagna interattiva, non una nuvola di parole come ho fatto prima, ma una lavagna. Quindi clicco su nuovo, voi conoscete già, no? Si può fare un documento di Google, un foglio di calcolo, una presentazione, ma nel menu altro, nel sottomenu altro, ci sono altre funzioni, altre applicazioni. Quella che vi propongo io è Google Jamboard. Ci clicco sopra, crea e condividi, potrei anche condividerla con voi in chiaro, cioè invitandovi proprio con nome e cognome, ma in questo momento io la condividerò con voi in modalità anonima, cioè faccio entrare tutti voi senza avere bisogno di sapere chi siete, così vi lascio anche la libertà di rispondere con la massima libertà, sì, mi ripeto. Allora, come funziona questa lavagna? Questo è un foglio bianco, ci posso scrivere sopra. Ho sei strumenti qua sulla sinistra. Prendo il quarto a partire dall'alto, si chiama nota adesiva, è un post-it praticamente, e scrivo la domanda alla quale vi chiedo voi di rispondere, che è questa. Che cosa fareste per approfondire il tema del carnevale? Salva. Bene. Vedete, mi ha generato il post-it. Io questo post-it adesso lo ingrandisco, così lo metto al centro, per voi diventa il punto di riferimento. Dopodiché che cosa faccio? Copio dalla barra degli indirizzi, copio questo link e lo metto nella nostra chat, insomma. Chiudo un attimo la condivisione, lo metto nella chat. Questa volta Zoom vi consente di cliccarci sopra e quindi voi entrate direttamente nell'applicazione dove c'è la lavagna. Adesso ho rimesso in presentazione, se ci fate caso, nella mia presentazione notate che mano a mano stanno entrando vari animaletti, a ognuno di voi viene associato un account anonimo.
Questa applicazione funziona anche con telefonini e tablet, a condizione naturalmente di scaricare l'app. Ma sul computer la cosa migliore è usarla sui computer, come qualsiasi cosa digitale, naturalmente i computer, i portatili, insomma, i computer fissi sono imbattibili in fatto di potenza. Sono molto diversi dai dei sistemi, diciamo, mobili, smart. Sono un po' diversi, si possono fare solo alcune cose. Bene, vedo che siete collegate per il momento in 5, manca ancora qualcuno, se avete dei problemi non abbiate paura, siamo qua apposta per fare propedeutica, quindi non c'è nessun problema, nessuno deve essere... ecco, chi sa già tutte le risposte, però, per le colleghe che avevano seguito l'altra volta, facciano finta di non sapere nulla. Allora, che cosa fareste per approfondire il tema del carnevale? Lo chiedo a voi come lo chiedo ai ragazzi, come lo chiedo ai bambini, naturalmente. Adesso si è unito anche Armadillo. Vi ricordo, sulla sinistra c'è la nota adesiva. Se volete cambiare colore, basta che cambiate colore, aggiungete il vostro commento e avete fatto. Aspettiamo un po' a vedere se arrivano altre risposte. Treccani online. Sì. Che cosa fareste per approfondire? Wikipedia. Sì, vanno bene le risposte secche, ma voi potete anche sforzarvi un po' di più, eh? Cioè, nel senso, potete anche articolare una risposta in più punti. Perché, insomma, per approfondire il tema del carnevale, ecco, non basta andare sulla Treccani su Wikipedia. O perlomeno si possono fare tante cose, tanti passaggi si possono fare. Realizzare costumi e maschere a tema con l'aiuto di libri in biblioteca o ricerche online. Bene, questo è un vero e proprio laboratorio. Già abbiamo fatto il progettino, diciamo, ecco, di ricerca e approfondimento sul carnevale. Certo, queste sono le cose che noi facciamo. Per questo sono sicuro anche di non dire cose niente affatto nuove, perché poi di esperienza noi ne abbiamo tantissimo. Il punto è riflettere su che cosa succede nella testa dei nostri allievi quando gli facciamo fare ricerca. Non riuscite a scrivere? C'è qualcuno che non riesce a scrivere? Questo no, scusate. Allora, tanto voi dovreste continuare a vedere i risultati. Io devo cercare di capire invece come funziona la chat quando sono in presentazione. Se mi dà la possibilità di chattare. No. Bene, allora, ricerche sulla commedia dell'arte e le tradizioni carnevalesche della propria regione. Ok, quindi sono sempre contenuti, eh? Attenzione che stiamo indicando qua. Si tratta di che cosa fareste, cioè, sì, ricerche, diciamo che faremmo ricerca. Sì, Tommaso? Sì, prego. Non riesco a scrivere io, sinceramente. Dove Come, devo andare? Sei collegata con il computer? Sì. Sei con il computer? Sì. Tu clicchi sul link che ti ho inviato su Zoom, ti apre la piattaforma, ma non ti fa scrivere? Cioè, forse dove mi devo posizionare con il cursore? Allora, con il cursore devi vedi sulla sinistra hai 6 strumenti. Sì. Ecco, devi prendere la nota adesiva. Ah, ok. Nota adesiva. Adesso sì. Dopodiché allora. Scrivi. Ok, bene, okay. Bene, bene. Guardate, questo strumento ai ragazzi piace un bel po'. Piace un bel po' ai ragazzi, alle ragazze, a tutti, insomma, anche ai bambini, anche ai grandi. Cioè, in realtà questa cosa si può utilizzare anche in un gruppo di lavoro, in un'azienda, volendo, insomma, ecco, perché è una lavagna di lavoro, quindi se stiamo raccogliendo idee è quello che ci serve. Tra l'altro, una volta riempita la prima lavagna, se ne abbiamo bisogno di un'altra, basta che la aggiungiamo. Ne aggiungiamo un'altra vuota e continuiamo a scrivere. Intanto questa, vedete, ci rimane qua. Ne abbiamo bisogno di un'altra, ne aggiungiamo un'altra e così via. La vogliamo eliminare perché è di troppo? La eliminiamo perché è di troppo.
perché adesso per il momento ci basta. Oh, guarda qua che bella risposta che è arrivata. Intervista ai genitori, amici, anche lontani, media se stranieri, parenti e successivamente ricercare le informazioni su internet. Il carnevale è uguale per tutti? In che modo si differenzia? Ecco, queste sono delle domande naturalmente di approfondimento. Intervista, ottimo, ottimo. Va bene, naturalmente io non è che adesso devo, da voi devo avere delle risposte, come dire, definitive, non è quello il punto. Magari chiunque di voi potrebbe dirmi, guarda, questa è la procedura migliore, grazie, arrivederci, ed è giusto così, insomma. Però adesso a me interessa invece un'altra cosa, poi interessa. E ai ragazzi piace tanto questo strumento, perché? Perché se cliccate sullo strumento, sul tool qua che c'è in sotto la nota adesiva, che è l'immagine, voi potete aggiungere anche immagini, le potete caricare dal vostro computer, ma le potete anche caricare direttamente dal web. Se voi scrivete carnevale e cercate Google, già che siamo nell'ambiente di Google, vi va a vedere un po' di immagini, magari compresa l'immagine della vostra città. La selezionate, la scegliete, vedete, ci mette, vabbè, adesso la mia connessione è un po' lenta, ci mette un attimo, ma insomma, vedete, poi ci abbiamo le immagini. E quindi fare un brainstorming con parole e immagini è interessante, è molto interessante, soprattutto se abbiamo, che ne so, ragazzi che non possono, non riescono a scrivere per un qualche motivo, insomma, hanno problemi di scrittura e quindi preferiscono utilizzare altri strumenti espressivi, insomma, per rendere conto di che cos'è il carnevale e di che cosa farebbero eventualmente. Bene, allora, fino a qua, adesso io chiudo un attimo la presentazione e torno in classe. Fino a qua abbiamo fatto proprio le premesse, siamo entrati in classe e come tutti gli insegnanti fanno, scaldano l'ambiente, abbiamo fatto delle domande. Noi siamo online in questo momento, vi potevo anche dire, ecco, vi faccio la domanda così, rispondete, accendete il microfono e rispondete, no? Dopo, se cominciamo ad accendere il microfono in 3-4 contemporaneamente, dopo un po' non si capisce nulla. E poi, verba volant, non ci rimane neanche niente, non ci rimane. Se abbiamo bisogno di valutare il patrimonio lessicale di un bambino, cioè, vabbè, lo possiamo fare parlare, però il patrimonio lessicale scritto è anche un po' diverso, magari, no? E quindi sono tutti elementi di riflessione che adesso non sono il fulcro di questo laboratorio di oggi, ma che insomma io vi faccio e vi faccio presente perché sul lungo periodo questi strumenti utilizzati sul lungo periodo possono diventare davvero davvero interessanti, davvero potenti. Allora, finora abbiamo fatto brainstorming, voi avete dato delle risposte, pertinenti, naturalmente pertinenti e anche molto, come dire, molto varie, comprensive di tutto quello che effettivamente si può fare quando si vuole imparare qualche cosa. Bene, io adesso quello che vi propongo sarà una slide sempre in presentazione, ritorno quindi in presentazione, è una slide quella che vi propongo, cioè questa, in cui sistematizziamo un attimo questo lavoro che abbiamo fatto di brainstorming. Bene, vogliamo sapere qualche cosa in più sul carnevale. Abbiamo bisogno di imparare, abbiamo bisogno. Ecco, adesso arriva anche un'altra collega che si ritroverà in presentazione. Bene, allora abbiamo bisogno di imparare qualche cosa sul carnevale. Che cos'è il carnevale? Era una definizione sostanzialmente da mamma, una definizione di un sostantivo, insomma. Imparare invece, come dire, è un processo cognitivo che può essere multiforme, appunto. Quando impariamo, noi impariamo in questi tre modi, grosso modo, insomma, scusate i giochi di parole. E allora, ci rivolgiamo all'esperto. Qualcuno ha detto faccio l'intervista a qualcun altro che ne sa, insomma, e magari mi racconta qualcosa che io non so. Certo, in ogni città c'è l'ente carnevalesca, probabilmente. Il modo migliore per sapere tanto sul carnevale basta andare all'ente carnevalesca e ci avranno anche una biblioteca probabilmente a disposizione. Ma in generale, per imparare qualche cosa, noi ci rivolgiamo agli esperti per buona parte della nostra vita, in maniera anche obbligatoria. La scuola dell'obbligo è l'ambiente
di apprendimento dove andiamo per imparare rivolgendoci a degli esperti, cioè gli insegnanti, i bibliotecari, quelli che sono, insomma, sono degli esperti che ci dicono delle cose, che ci dicono delle cose anche valide, che hanno un valore, come dire, valore culturale, scientifico, sociale, di cittadinanza, eccetera, insomma. Quindi chiedere all'esperto vale sempre, vale tutta la vita, e soprattutto quando, se ho la febbre, appunto, non mi rivolgo certamente al gruppo e non vado su Google, se ho la febbre non mi rivolgo neanche a voi, diciamo, voi che siete qua in quest'aula, chiamo la mia dottoressa e mi faccio dare dei consigli pertinenti e soprattutto rilevanti rispetto alla mia condizione attuale. Questa cosa andrebbe, come dire, esplicitata sempre. È sempre indispensabile, la facciamo. Quello che facciamo sempre, anche lo stiamo facendo in questo momento, è imparando stando nel gruppo. Ad esempio, nella ricerca, nel brainstorming iniziale su Mentimeter, ho visto alcune parole chiave che io non conosco, poi magari qualcuno mi spiegherà meglio che significato avevano. Si impara sempre, quando siamo in una conversazione, impariamo sempre di continuo, riposizioniamo, cioè attiviamo sempre il processo cognitivo anche della comprensione, e quindi andiamo a sistematizzare, risistematizzare, no? Continuamente le nostre conoscenze. E quindi il lavoro di gruppo è fondamentale, è sempre fondamentale, sono quelle cose forse che lasciano maggiormente anche il segno nell'apprendimento, e naturalmente quello per cui siamo oggi qua, poi il nucleo centrale dell'oggetto didattico di oggi è l'informazione. Qual è il ruolo dell'informazione? L'informazione intesa come informazione registrata. Certo, ma non solo, come chi ha partecipato all'incontro, al primo incontro, no? In realtà noi le tecnologie, anche il linguaggio, anche questa lingua che sto usando in questo momento, questi suoni che sto usando in questo momento, sono informazione codificata, e quindi quando parliamo di informazione, certo, parliamo anche della voce, dell'oralità, ma tendiamo sempre di più a riferirci all'informazione registrata su qualsiasi supporto. Ecco, come ci comportiamo quando impariamo utilizzando l'informazione? Quindi l'oggetto di oggi non è come rapportarsi con gli esperti o come fare nello specifico proprio approfondendo molto il lavoro di gruppo, no. L'oggetto di oggi è come ci comportiamo quando facciamo informazione. Bene, io penso che sia indispensabile assolutamente fare un lavoro del genere. Chiudo un attimo e torno in aula. Credo che sia indispensabile fare un lavoro del genere in maniera costante, ricorsiva, continuativa, progressiva, non dico per tutta la vita, ma perlomeno per quei 19 anni di scuola che ci fanno fare obbligatoriamente. Cioè non possiamo fare 19 anni di scuola e poi non saper, come dire, commisurare il tempo e lo sforzo che ci serve per produrre un contenuto, qualunque esso sia, scolastico o non scolastico. Cioè, se devo fare una presentazione per la verifica, se devo fare una relazione, se devo scrivere un racconto, devo scrivere un libro, devo scrivere un manifesto, devo scrivere qualsiasi cosa, un post su Facebook, ho bisogno, come dire, di documentarmi, ho sempre bisogno di documentarmi. Allora, ci sono delle procedure, almeno quello che io vi propongo non è una procedura nuova, in realtà è una procedura incardinata nella storia occidentale, perlomeno degli ultimi 500 anni. Cioè sono almeno 500 anni che noi ci comportiamo in un certo modo. Allora, rendere esplicita questa cosa, cioè qual è il ruolo della fonte informativa nel momento in cui impariamo, ecco, significa sostanzialmente, renderla esplicita significa individuare quali sono i documenti, le tipologie di documenti che mi servono a seconda. Qualcuno ha condiviso il suo schermo. Bugamelli, hai condiviso il tuo schermo, dovresti chiudere per favore. Ecco, esatto. Succede anche questo, ma va bene, alfabetizzazione digitale è anche questa, si impara anche sbagliando, anzi soprattutto sbagliando. Allora, ci sono delle tipologie di documenti utili all'inizio di un processo di ricerca, al centro e alla fine,
Non è che tutto vale sempre. Adesso banalizzo. Allora, per spiegarvi meglio in parole più povere questa cosa qua, anche proprio con degli esempi, faccio un esempio concreto. Faccio. Allora, voi avete detto, alcuni di voi hanno detto, faccio una ricerca su internet, bene, su Wikipedia, sulla Treccani, eccetera. Vediamo come funziona una ricerca. Banalmente, noi stiamo dando ai ragazzi, ai bambini, il compito di fare una ricerca, non sappiamo, non gli abbiamo mai insegnato come funziona la ricerca, loro arriveranno a casa, la prima cosa che faranno sarà questa. Condivido lo schermo, e cambio. Slide, apro anche un altro browser. Allora, io uso, per dire, un motore di ricerca diverso da Google, uso Ecosia, che è un motore di ricerca ecologico, che guadagni e li investe anche in qualcosa di positivo. Bene, mi serve Google, però come faccio a cercare Google? Lo cerco sul mio motore di ricerca, Questo il bambino non lo farà. Il bambino, il ragazzo o l'adulto fa direttamente questo: quando apre un dispositivo apre questa schermata, anzi si può dire che internet, l'accesso ad internet è questa schermata. Se non, ci sono degli anziani, vi giuro, che se non trovano questa schermata sul computer pensano che non stia funzionando nulla. E niente, quindi bene, da qui devo partire. Che faccio? Devo sapere qualche cosa di più sul carnevale. Bene, devo fare questa benedetta ricerca, cosa faccio? Scrivo carnevale. Che cosa devo scrivere qua dentro? Scrivo una parola chiave, uso l'alfabeto per fare la ricerca. Scrivo carnevale, do l'invio. Che cosa succede adesso? Immaginatevi un bambino di quinta elementare o uno di terza media o uno di superiore, ma anche uno all'università. Si ritrova 34 milioni di risultati. Sfogliati così un po' brigativamente, sono talmente denso, è talmente un muro di testo, intervallato da qualche immagine, che, come dire, a un bambino quasi sicuramente lo manda in tilt, lo manda. Ok, trova la voce su Wikipedia, poi trova qua un riepilogo, che sono interessanti, quando uno ci prende la mano, naturalmente sono tutte cose interessanti, ma vi posso garantire che questa ricerca, con questa parola chiave, rispetto alla finalità di trovare qualcosa di pertinente e soprattutto di rilevante, perché queste cose sono pertinenti, quelle che Google mi propone, 34 milioni di cose pertinenti, però non è detto che siano rilevanti, cioè che abbiano un valore rispetto a quello che la maestra o il prof mi ha chiesto di portare in aula. Ma io come diavolo devo fare ad andare? Quanto tempo mi ci vorrà? Mi ci vorrà una settimana per fare questa ricerca? No, non ti serve una settimana se utilizzi delle parole chiave che sono indispensabili e funzionano da almeno 500 anni. Funzionano, quindi anche sono prima di internet funzionavano e su internet funzionano anche alla grande, doppiamente meglio. Allora, quali sono queste parole chiave? Riparto dall'inizio. Il bambino che è stato educato a fare ricerca nel modo in cui io vi sto proponendo, ma insomma anche con altre, ci può arrivare anche con altre strategie, per carità, quando arriva a casa deve fare la ricerca, non scrive carnevale, perché sa già che scrivere su Google carnevale salta fuori di tutto. Scrive che cosa? Carnevale, definizione, no scusate, non definizione, scusa, scusate, scrive carnevale, dizionario, oppure vocabolario. Se io scrivo carnevale dizionario, che cosa succede? I risultati della ricerca sono già diversi milioni di meno. 40 milioni di 43 milioni di meno, sono 375 mila, sempre troppi rispetto a quelli che mi servono. Ma quello che è importante ora, quello che è importante considerare, insomma, è il fatto che io ho inserito una parola chiave consapevole. Voglio un dizionario. Perché? Perché quando devo rifare ricerca su un qualsiasi argomento, all'inizio, se questa parola, voglio dire, fa riferimento a un argomento da dizionario, da vocabolario, io devo andare a cercare sul dizionario, sul vocabolario. Non devo fare nient'altro. Questo è il primo documento da consultare, se non so niente, soprattutto se non so niente. Ma anche se so qualche cosa, perché poi guardate, vedete, il dizionario di Google in tre righe spiega già alcune cose sul carnevale. Ma se voi sfogliate un pochettino di più, trovate poi il vocabolario della Treccani, il dizionario di Repubblica, il dizionario del Corriere, Garzanti Linguistica, dizionario internazionale, eccetera, eccetera.
già solo i primi 3-4 risultati sono non solo pertinenti, ma probabilmente anche rilevanti. Cioè sono quello che mi serve. Anzi, io vi consiglierei questo. Fate ai vostri ragazzi, insegnateli che quando devono fare ricerca, la prima cosa che devono cercare è su un dizionario. Provare a cercare delle definizioni. Le definizioni sono, per definizione, qualche cosa che ci delimita l'argomento e quindi ci consente subito di orientarci, di focalizzare, andare al centro della questione che mi è stata posta. Bene, allora, la prof o la maestra mi ha detto fai una ricerca utilizzando almeno 2-3 dizionari. Le definizioni di almeno 2-3 dizionari. Bene, io ce le ho. A questo punto seleziono la definizione di Google e la copio, tasto destro e la copio. Dove la metto? Dove la metto? La posso mettere o su un mio file di Word, LibreOffice, quello che ci avete, insomma, no? O la metto qua. O la metto qua e scrivo sopra dizionario di Google. Attenzione, il fatto che io già stia scrivendo dizionario di Google significa rispettare l'attribuzione della fonte. Non sto copiando e incollando selvaggiamente. Io gli spiego al bambino, al ragazzo, che deve sempre, quando deve fare copia e incolla, obbligatoriamente devi fare copia e incolla. Ci mancherebbe altro che le cose non le copi. Però mentre le copi devi anche riconoscerne la fonte. Questo è un processo cognitivo, cioè come dire, un processo cognitivo, una consapevolezza molto che va coltivata, va maturata nel corso del tempo. Non è che si impara facendo un laboratorio di 50 minuti, insomma, bisogna lavorarci molto. Quindi, dizionario di Google, e questo me lo sono già copiato. Dopodiché torno sulla mia pagina di ricerca e prendo il vocabolario della Treccani. Perché no? Cioè, sappiamo tutti che la Treccani non vale nulla, però, no, scusatemi, non è vero. Cioè, la Treccani, come dire, è un plus ultra della cultura italiana, quindi ci mancherebbe altro che è quasi obbligatorio andare sulla Treccani. Ebbene, noi la prendiamo la definizione del vocabolario della Treccani, non la leggiamo, attenzione, non dico ai bambini, ai ragazzi di leggerle, quando fanno questa cosa loro devono copiare, proprio devono fare riproducibilità tecnica dell'opera, come diceva Walter Benjamin nel 1930, okay? Perché questo ci serve per la libertà, per i diritti, per un sacco di cose, abbiamo diritto a copiare e incollare. Bene, noi la copiamo, torno sul mio file di Word, scrivo vocabolario Treccani, perché cito sempre la fonte, adesso posso anche incollare il link se voglio, no? Qua sotto, chi mi impedisce di farlo? Incolla speciale, testo non formattato. Bene, vedete, comincio già ad avere una mezza paginetta con dei contenuti che poi dovrò leggere, quindi siamo solo all'inizio. Attenzione, questo file, se io continuo a scriverlo sul mio computer, usando un'applicazione sul mio computer, non posso condividerlo con nessuno, a meno che non lo metto come allegato in un'email, in una chat. C'è in realtà un'altra cosa che noi dobbiamo fare subito, non dobbiamo più aspettare ad utilizzare le piattaforme online di condivisione, cioè praticamente io questo testo adesso me lo copio, invece di lasciarlo sul mio computer, se sono il prof o sono... se sono il prof o sono comunque il ragazzo, lo studente, o sono il coordinatore del gruppo che sta facendo la ricerca, creo su Drive direttamente un documento di Google. Vedete, la prima cosa che mi dice Google nel momento in cui vado a creare un documento è: lo stai creando in una cartella condivisa, questo verrà messo a disposizione anche con le dovute autorizzazioni anche degli altri. Bene, crea e condividi. In una frazione di secondo mi apre l'applicazione online, quindi sulla nuvola, incollo il testo qua dentro ed ora, cioè voi la capite già, no? Intuitivamente qual è la potenza rispetto a scrivere sul proprio computer e scrivere invece su una nuvola. Su una nuvola significa che questo testo diventa accessibile da qualsiasi punto collegato a internet, da tutto il mondo, dagli insegnanti e da tutti gli studenti. Bene, finisce qua la lezione su Drive perché l'oggetto non è Drive, e che volevo farvi vedere già dal punto di vista digitale questo piccolo passaggio
di qualità, diciamo, tra uno strumento e l'altro. Continuo con la mia ricerca. Mannaggia, la prof, la maestra, mi ha detto che devo almeno trovare 3 dizionari. Bene, se ho utilizzato la parola chiave, la parola magica, che era appunto filtrare, carnevale, dizionario, ho il dizionario di Google, il dizionario della Treccani, e poi devo scegliere Repubblica o Corriere, scegliamo Repubblica. Bene, senza leggere niente, andiamo a prendere tutta la definizione, tutte e 4 le definizioni che ne dà la Repubblica, che è una fonte, diciamo, attendibile, insomma, ecco. Bene, perlomeno sul dizionario. Torno sul mio div file che ho messo su Drive, scrivo dizionario. Guardate quanto tempo ci sto mettendo a fare questa cosa, Ci sto mettendo tanto per spiegarvela, naturalmente, ma voi immaginatevi un ragazzo, questa cosa ci potrebbe mettere anche davvero un po' prima di metabolizzarla come si deve. Quindi Repubblica, dizionario di Repubblica, invio, incolla senza formattazione, vedete, ho già riempito con 3 definizioni di 3 dizionari diversi una paginetta che dovrò leggere. Ma qua siamo solo alla definizione, quindi stringi stringi, qua dentro non è che c'è scritto molto, o non c'è scritto tutto quello che posso sapere o che è rilevante sapere sul carnevale. Però intanto questo lavoro noi l'abbiamo fatto e poi vedremo come eventualmente tra un attimo come andare a migliorarlo. Bene, finora abbiamo usato solo brainstorming e copia e incolla. Dunque, mi posiziono qua e torno sulla mia pagina di ricerca. Ok, qua sono su Google. La prima chiave di ricerca, carnevale, non mi serviva a nulla, troppo rumore. La seconda, carnevale dizionario, è stata ottima, perché la prof mi aveva detto proprio di cercare dei dizionari. La terza chiave di ricerca, o meglio, la seconda chiave di ricerca significativa, quali potrebbe essere secondo voi? Se qualcuno risponde al volo, accendendo il microfono, attenetevi alla tradizione occidentale degli ultimi 500 anni, per favore. Quali sarebbe lo strumento successivo dopo il dizionario? Non risponde nessuno, risponde io, anche perché può diventare effettivamente magari imbarazzante, sono sicuro già che lo sapete. Allora, torno alla pagina di origine, come al solito, invece di scrivere solo carnevale, scusate, tolgo sto maiuscolo, mi dà fastidio, carnevale dizionario, stavolta scrivo carnevale enciclopedia. Questo noi lo dobbiamo fare per forza, ce lo dobbiamo insegnare per forza questa cosa ai ragazzi, perché guardate, vedete, i risultati non sono più sempre milioni di cose, naturalmente, sono 356.000, sono sempre un'enormità, ma quello che conta vedere è che innanzitutto non c'è neanche Wikipedia, vedete in cima, c'è la Treccani, quella che piace appunto a tanti, ma poi non c'è solo la Treccani, c'è anche il carnevale nell'enciclopedia dei ragazzi Treccani. Oh, vedete come già in 2 passaggi si sta complicando il mondo dell'informazione? Non abbiamo solo più tipologie di dizionario, più tipologie di enciclopedie, ma addirittura all'interno dell'enciclopedia, poi ci sono quelle anche pensate per le fasce di età. E questo, e se io insegno alla primaria, insegno alla secondaria di primo grado, ma anche ai primi 2 anni delle superiori, questa cosa va benissimo. Ecco, che cosa mi serve a me? La prof mi ha detto che devo cercare almeno un paio di enciclopedie. Beh, ma vado subito sulla Treccani per ragazzi. Cioè, questa la prendo. La prendo, la sfoglio un attimo e mi accorgo che ci sono, guardate, 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragrafi, 7, 8 paragrafi. Quindi in 8 paragrafi l'enciclopedia cosa fa? Non solo la Treccani, tutte le enciclopedie fanno questo lavoro. Danno una panoramica sufficientemente rilevante rispetto al tema trattato. Le enciclopedie servono storicamente a questo. A parte Aristotele, che scriveva enciclopedico per i suoi motivi filosofici, a parte l'enciclopedismo medievale, poi dopo, con la nascita della stampa a caratteri mobili, l'enciclopedia è diventata, come dire, lo strumento principe per avere la prima informazione su qualsiasi argomento sufficientemente esaustiva.
questo lavoro era alla base, era all'origine della filosofia degli illuministi. Gli illuministi hanno, non a caso, hanno il loro strumento di comunicazione, di condivisione dei saperi, era l'enciclopedia, perché doveva comprendere tutti i saperi possibili, naturalmente, in che modalità? In una modalità sintetica da essere immediatamente veicolabili, senza troppa perdita di tempo da una parte, e senza, come dire, senza fatica, insomma, senza dover andare a cercare necessariamente altre cose. Allora, ai ragazzi io gli dico, ragazzi, questo è il momento di selezionare tutto e copiare selvaggiamente, senza proprio, come se non ci fosse un domani. Naturalmente io copio perché ho diritto a copiare le cose, in un certo senso, però ho il dovere di citarle, torno sul mio file di Google Drive, che nomino Carnevale, gli do un nome a questo file, Carnevale, bene, mi metto qua, scrivo qual era la fonte, enciclopedia dei ragazzi, attenzione, dei ragazzi, e le citazioni vanno fatte correttamente, significa rispettare per filo e per segno le parole scritte, le lettere che sono scritte, perché sennò si creano dei fantasmi bibliografici di fatto, si creano, Quindi enciclopedia dei ragazzi Treccani, do l'invio e incollo, senza formattazione, quel popò di roba che ho copiato. A quante pagine sono arrivato? Sono arrivato a 4 pagine piene già. Ok, questo è quello che fino a qua i ragazzi, i ragazzi copiano 3-4 pagine di roba senza leggerle di fatto, no? Fino a qua, ripeto, è un mio diritto fare copia e incolla e il dovere di citare la fonte, però non ho fatto ancora niente, solo, come dire, un esercizio di copia e incolla. Vabbè, faccio un po' in grassetto questo, così lo distingo dal resto, magari lo faccio diventare anche rosso, così mi distingo l'enciclopedia. Allora, la prof però mi ha detto che ne devo incollare un'altra, che ne devo copiare e incollare almeno un'altra. Quindi torno sulla mia ricerca, vado su Google, avevo già inserito la parola chiave enciclopedia, quindi subito dopo c'ho sapere.it, c'ho Wikipedia, c'ho altre robe, insomma, ecco. Se io clicco su Wikipedia, sapete cosa c'ha che non va? Che è troppo difficile per i ragazzi. Guardate un po' che voce enciclopedica c'ha Wikipedia sul Carnevale. C'ha una voce enciclopedica che è lunghissima, quindi all'elementare non ci fai niente. Non ci fai niente. Un bambino si perde in questo muro di testo e immagini. Un bambino non riesce neanche a decodificare, neanche ad orientarsi, a meno che non sia proprio un mostro di apprendimento. Però capite, questo è proprio una roba per adulti. E infatti stiamo lavorando per cercare di rendere Wikipedia anche una mini Wikipedia. Stiamo da Wikipedia, questo ve lo dico da wikipediano, c'è una grande riflessione intorno a questo strumento per renderlo anche compatibile a alcune fasce di età. Bene, Wikipedia vedo, guarda, io faccio la terza media, non mi metto neanche a leggerla tutta quella roba lì, non ci capisco niente. Provo con sapere.it. Sapere.it, che è De Agostini, quindi fonte, diciamo, sempre autorevole. Bene, mi dà un lessico. E cosa mi dà poi? E le caratteristiche del Carnevale. Bene, ottimo. Devo sapere qualche cosa in più sul Carnevale. Trovo un paragrafo che si intitola caratteristiche. Ho fatto. Bene, torno sul mio file di Drive. Scrivo enciclopedia sapere. .it, invio, incollo senza formattazione e adesso le pagine sono diventate 5 e mezza, quasi 6, insomma 6. Bene, basta? Quanto tempo Dio ci vorrà per leggere tutta sta roba? Adesso aspettate un attimo, adesso torno in aula, vi voglio rivedere. Allora, fare questa cosa, io ci metto da bibliotecario, insomma, da insegnante, noi ci mettiamo 5 minuti a cercare la fonte, copiare e incollare. Tecnicamente, voglio dire, non ci vuole niente. Sappiamo come si fa, non ci mettiamo niente. Però noi dobbiamo capire quanto tempo ci vuole per spiegarla e, come avete visto, per spiegarle, per farvi vedere tutti i passaggi, ci ho messo niente, 3/4 d'ora, mezz'ora,
perché ci vuole del tempo. E immaginatevi quanto tempo ci vuole per i ragazzi per imparare la salvacola, per metabolizzarla, per farla diventare anche un comportamento, nel senso del comportamentismo, di qualcosa che a furia di ripetere, a furia di dar, no, a furia di darti, come dire, il contentino, il rinforzo positivo, ti faccio imparare, poi dopo non te la scordi più. Siccome è una cosa indispensabile tutta la vita questa, giacché, come dire, viviamo in una civiltà che è costruita, si nutre di informazioni, anzi la realtà viene modellata giorno per giorno a partire da quello che le informazioni ci dicono. Quindi è chiaro che noi questa informazione dobbiamo essere capaci di padroneggiarla. E come avete visto finora, non abbiamo fatto praticamente quasi, cioè abbiamo fatto veramente pochissimo. Abbiamo fatto un po' di brainstorming per scaldare l'ambiente, diciamo, di apprendimento, il nostro, quest'aula che eravamo, per vedere come funzionano delle applicazioni, eccetera. Ma poi dopo, dal punto di vista della ricerca, cosa abbiamo fatto? Ho aperto un file di Google, ho aperto Google, ho messo due parole chiave significative, dizionario, enciclopedia, ho copiato e incollato del testo. Ecco, mi ci è voluto tanto tempo. Ce ne vorrà molto di più, naturalmente, per leggere, capire, quindi comprendere, sintetizzare e rielaborare il risultato della ricerca. Perché se io non devo fare copia e incolla, significa che devo passare comunque un bel po' di tempo a capire che cosa c'è scritto su queste sei paginette, sintetizzarle e rielaborarle, cambiare le parole, capite? Devo cambiare le parole, perché se no la prof dice qua hai fatto copia e incolla. Oppure hai fatto copia e incolla ma ti sei dimenticato di citare la fonte, no? Mettere le virgolette e citare la fonte. Insomma, diventa sempre più complesso in realtà il problema. Ma adesso facciamo finta di essere dei bambini ai quali abbiamo insegnato a fare queste sei paginette di copia e incolla. Gliel'abbiamo insegnato proprio esplicitamente, gli abbiamo detto copiate. Bene. A questo punto le devono leggere. I bambini possono dire, mamma mia, e quanto tempo mi ci vorrà per leggere quelle sei paginette? Ci vorrà un sacco di tempo, ci vorrà. No. Non ci vuole un sacco di tempo, non ci vuole un sacco di tempo, perché adesso vi faccio vedere un piccolo giochetto che non serve, come dire, non è che semplifica troppo le cose, però le rende più maneggiabili, più padroneggiabili. Allora, io ho queste sei pagine di testo. Guardate cosa faccio banalmente, le copio, le seleziono. Seleziono tutte, seleziona, tasto destro, copia. Quanto tempo mi ci vorrà per leggere questo testo? Apro una nuova scheda di Google, del browser, e qua dentro scrivo conta caratteri. Conta caratteri. Conta caratteri è un programmino gratuito, online naturalmente, che basta cliccarci sopra e consente di incollare qua dentro il testo che ho copiato poco fa sul mio file. Lo incollo, qua vedete c'è proprio scritto, scrivi o incolla qui il testo. Tasto destro, incolla. In una frazione di secondo questo testo è stato rielaborato, è stato praticamente analizzato da un'intelligenza artificiale, evidentemente, non da un umano. Cioè l'umano ha fatto questa intelligenza artificiale, diciamo. Quindi so, a questo punto so che ci sono 14.327 caratteri. 12.000, se togli gli spazi diventano 12.000, quindi sono 12.000 caratteri veri e propri, alfabetici, che compongono 2.247 parole organizzate in 101 frasi e 52 paragrafi. Allora, prima di andare avanti, vi faccio notare che parole, frasi e paragrafi sono le tre parole chiave di tutto l'arco della scuola del primo ciclo, cioè dalla prima elementare alla terza media. Parole, frasi e paragrafi sono quasi un'ossessione quotidiana di tutti gli studenti. Si lavora tantissimo sul testo nella scuola del primo ciclo e anche naturalmente nella scuola del secondo ciclo, però nel primo ciclo è proprio fondamentale. Ecco, riconoscere, cioè avere un lessico, e avere anche, come dire, una capacità sintattica, quindi di riconoscere le varie parti del testo.
questa cosa me l'ha fatta in automatico, mi ha contato un po' quanta roba c'è, ma quello che in realtà mi interessava all'inizio proprio, perché vi ho portato qua, perché qua mi dice che questo testo ci vogliono 10 minuti leggendolo come dire, in silenzio, dentro se stessi, insomma, ecco, okay? Se io mi metto a leggerlo in silenzio, mediamente ci vogliono 10 minuti. Ok, un bambino ce ne metterà 15, ce ne metterà 20, un ragazzo di scuola superiore ce ne potrà mettere 10, se è molto bravo ce ne mette 10, ce ne metterà 11, 12. La lettura non è qualcosa di innato, è qualcosa che si allena. Più leggi, più diventi bravo a riconoscere le parole e più vai veloce. Più la lettura funziona con un meccanismo di intuizione continua di quello che segue. Okay? Noi non leggiamo solo le parole quelle che vediamo, ma anche quelle che non vediamo le anticipiamo. Più si diventa bravi a leggere, più si anticipa. Quindi, in realtà, più uno è bravo a leggere, più fa prima a capire che cosa c'è scritto su questo testo. Se questo testo lo leggo ad alta voce, ci metto di più. Perché quando leggo ad alta voce, in effetti, anche se fossi da solo, ho il bisogno di scandire le parole, perché se no diventa un pastrocchio, insomma, un suono indistinto. Quindi capite, tra la lettura silenziosa e la lettura ad alta voce c'è proprio uno scarto temporale enorme. Allora, adesso io non penso di avervi raccontato chissà che cosa di straordinario dicendovi questo, però è chiaro che fino a qui queste sono proprio le premesse indispensabili per poi passare all'analisi del testo vera e propria, che potrà poi condurre a un risultato di una ricerca che sia veramente originale e non copia e incolla. Guardate cosa mi dà questo programmino a portata di mano subito. Mi consente di selezionare le parole più ricorrenti all'interno di tutte e cinque le fonti che io ho copiato e incollato. Quindi i tre dizionari e le due enciclopedie. Quindi Carnevale 36 volte, Quaresima 15, periodo non è molto significativo questo termine, maschere sì, è molto significativo, riti sì, tradizioni sì, carne, riso, febbraio, sono tutte parole molto significative che se ci pensate un attimo mi possono servire per costruire una mappa concettuale. Una mappa concettuale che va ad arricchire quelle parole. O va, come dire, a precisare meglio quelle parole che avevamo trovato nel brainstorming. Nel brainstorming noi ci eravamo basati sulla nostra esperienza, sulla nostra preconoscenza. In questo caso, queste parole sono comunque, vengono da un testo scritto che è validato, che è, come dire, corretto anche dal punto di vista proprio ortografico, sintattico, eccetera. Quindi mi aiuta già questo software. Adesso in maniera molto banale, ad identificare delle parole significative. Non ci sono solo parole, ma ci sono anche sintagmi. A due, sintagmi a tre. Okay? Quindi in realtà, poi voi giocateci un po' se ne avete voglia con questa cosa. Se, ecco, se vi chiede qualche editore vi chiede di scrivere un pezzo per la rivista o per un libro e vi dice guardate, dovete stare dentro i 20.000 caratteri, voi sapete che buttate il vostro testo qua dentro. E vedete che cosa succede, insomma, ne riconoscete subito la struttura. Bene, adesso ritorno di nuovo qua in aula con Piero voi. Tommaso, una cosa, Sì. se sto preparando una presentazione, per esempio, mi può servire il tempo di lettura, più o meno, perché cominci a parlare, e anche per Elasta su Instagram, con le parole chiave. Certo. Certo, magari uno lo scrive, poi dopo lo copia, lo incolla e si rende conto che è troppo lungo e non va bene. Quindi sì, uno lo può conteggiare. Cioè, in realtà il contacaratteri ce l'hanno tutti i software di scrittura Word, diciamo. Voi in basso trovate sempre il numero di caratteri indicato. Però in questo caso fa un altro lavoro, vi dice anche i paragrafi, vi dice anche le parole e vi filtra delle parole più significative, che possono essere utilizzate in delle mappe concettuali, delle mappe mentali. Ecco, io adesso mi fermo un attimo perché io mi rendo conto di non aver detto niente di difficile, però magari se avete delle domande, io posso aiutarvi a rispondere, se no vi chiudo il discorso facendovi vedere il senso poi definitivo di questa cosa qua.
e del perché vale la pena farlo in un percorso di information literacy, in cui non c'è solo questo, naturalmente, ci sono poi un mare di altre cose, ma senza di questo è quasi impossibile andare avanti. Se non si capisce questo ruolo dell'informazione nell'interno del processo di apprendimento, non si produce niente con l'informazione, si replica e basta, si replica il già fatto. Prego, se avete voglia, se no vado avanti, Oggi proprio mi dispiace, ma non riesco più a seguirvi, è un continuo interrompermi. Ciao Ninna. No, allora, va bene. Federica, sei tu, sì. Io una domanda ce l'avrei. Prego. Ma non sarebbe anche interessante fare un confronto tra le diverse, affermazioni, tra i diversi risultati trovati nel dizionario? La prima ricerca, un confronto e dire quale aspetto viene messo in risalto, cosa manca per definizione, anche per dare anche ulteriori spunti. Assolutamente sì, attenzione, ripeto, io ho solo fatto la premessa, io non ho detto niente, qua l'analisi del testo io non ho cominciato a farla, io non ho letto finora, non ho letto una riga, non ho letto, ok? Quindi pensateci un po', un'ora per farvi l'esempio, no? Una demo su come ci si comporta. Ma pensate quanto tempo ci vuole per farle le cose concretamente e quanto tempo ci vuole per capirle. Allora, il problema non è il tempo che ci vuole per capirle in sé. Il problema è che se noi non... Quando ci danno una ricerca, noi dovremmo essere capaci di dire ok, mi ci vuole mezz'ora, mi ci vuole un'ora e mezza, mi ci vogliono 4 giorni, 6 giorni. Se devo fare una ricerca nucleare, sull'energia nucleare, non mi ci vuole, mi ci vogliono 2 giorni, mi ci vorrà una settimana, no? Presumo. Se devo fare una ricerca sul carnevale, magari in un paio d'ore me la cavo. Questo è il punto. Allora, quando affidate le ricerche, i ragazzi si spaventano, normalmente le vedono come qualcosa di terribilmente faticoso, perché non hanno la percezione del tempo, della padronanza del tempo. E io vi ricordo che non c'è bisogno di scomodare Kant, insomma, la categoria del tempo per gli umani è fondamentale, Se noi non padroneggiamo il tempo in qualche modo, ci sentiamo sempre su soggetti a qualche cosa. E questo con l'informazione è diventato terribilmente importante. La dico sempre questa cosa. A mio nonno non gliene fregava niente del mondo dell'informazione, era analfabeta, quindi capirete. Cioè non sapeva proprio leggere e scrivere, quindi lui comunicava con lo strumento più antico, la lingua, appunto. Ecco, ma oggi... Noi siamo bombardati continuamente di informazione, non di quella che cerchiamo consapevolmente, ma di quella che ci viene propinata di continuo. Quindi avere la capacità di filtrare, di selezionare, è un dovere di sopravvivenza, insomma, insegnare queste strategie proprio per sopravvivere all'assalto informativo, che tenta sempre di spostarci verso i suoi obiettivi, che non sono necessariamente i nostri. Tutte le notifiche che ci arrivano sui social, cioè, comunque nascono da esigenze che non sono, più delle volte, non sono le nostre. Certo, nella nostra bolla stiamo anche comodi su Facebook, ci abbiamo tutti gli amici che la pensano come noi, però se provate a uscire un attimo dalla vostra bolla, vi rendete conto che siete assaliti da informazione di cui non riuscite ad avere il controllo. Adesso, questo della valutazione dell'informazione è un altro paio di maniche ancora. Noi siamo a livello della comprensione del testo, ok? Siamo proprio all'inizio della faccenda. Impariamo a leggere e scrivere a 6 anni, iniziamo a lavorare sul testo. Quello che dobbiamo fare dalla prima elementare è introdurre l'uso massiccio di dizionari ed enciclopedie, punto. Perché sono gli strumenti che... da 500 anni la tradizione ci dice che si impara così, punto. Non è che c'è un altro strumento, si impara usando dizionari e enciclopedie. Non è che lo sto dicendo io, lo dicono le indicazioni nazionali anche questa cosa, Non come lo dico io, però le indicazioni nazionali un po' ci girano attorno a sta faccenda, mettono testi continui, non continui, informativi, narrativi, eccetera, però non sai mai qual è il momento dell'uno, qual è il momento dell'altro e qual è il momento dell'altro. Ve lo dico con la massima, col massimo rispetto naturalmente, e con il, mass-
con la massima consapevolezza, perché c'ho anche una figlia, insomma, lo vedo a scuola, no? Più o meno come anche i suoi compagni, come si sono comportati, come si comportano rispetto a certe esigenze. E vabbè, tocca farle, queste cose qua, tocca non solo dirle, ma tocca anche farle. Allora, per finire, vi faccio vedere... io sono rimasto in presentazione. No. Vi faccio vedere qualcos'altro. Allora, cosa vi faccio vedere? Qua. Allora, il mondo dell'informazione... No, già sul carnevale, volendo, uno c'ha dizionari, enciclopedie, libri. Io vi ho fatto vedere solo dizionario e libro, ma poi dopo vengono le riviste, vengono i video, vengono gli articoli di giornale. Cioè, in realtà, le tipologie di testo con cui si deve lavorare per la loro comprensione sono tantissime. Anzi, senza spaventarvi, naturalmente noi le fonti le dividiamo in primarie, secondarie e terziarie, ma questo per oggi lasciamolo perdere, questo discorso. Ma vi faccio vedere solo queste slide di quante sono le forme dei documenti che noi utilizziamo nella comunicazione sociale o istituzionale o lavorativa. Forme di documenti sono decine e decine, capite? Cioè non c'è solo un tipo di documento, il racconto narrativo o il manuale, ma ci sono appunto le enciclopedie, ci sono le riviste, le raccolte statistiche, il web, gli articoli, i saggi, le opere di consultazione, vedete, vabbè, alcune naturalmente sono anche un po' delle sfumature, delle si differenziano di poco, però sono importanti naturalmente, vedete. Allora, io vi ho solo fatto vedere due di queste forme di documenti, cioè il dizionario e l'enciclopedia, ok? Naturalmente siete liberi di lavorare con tutte le tipologie di documenti che vi pare piace, cioè io vi consiglierei però di iniziare sempre dal dizionario e dall'enciclopedia e poi dopo di inoltrarvi nel resto. Il manuale di scuola è un'opera di consultazione, però direi da usare dopo l'enciclopedia e il dizionario. Cioè il manuale va bene usarlo anche nelle ricerche, qualora appunto c'è poi riporti scritte delle cose che non c'erano sulle altre fonti che ho consultato. Poi, che cosa vi posso dire ancora? Vi devo dire assolutamente questa cosa qua, come di consueto i laboratori conto di riuscire a chiuderli sempre in questo modo, facendovi vedere la scheda di progetto che inizialmente avevo presentato poi alle mie colleghe, no, per condividere questa esperienza, per costruirla, che è, come dire, un documento di proposta iniziale, ma poi diventa anche un documento operativo, perché fa da orientamento rispetto al senso delle attività didattiche che andiamo a proporvi. Quello di oggi si intitolava come usare le enciclopedie e le fonti informative per imparare. Cosa ho fatto? Ho individuato dei destinatari, quindi un contesto di riferimento. Se voi avete una classe, naturalmente sapete che avete magari bambini con bisogni educativi speciali, bambini di un modo, bambini di un altro, ognuno all'ingresso, insomma, è fatto a modo suo. Ognuno di voi conosce al meglio i destinatari e la condizione, diciamo, della classe. Poi, di seguito, un contenuto, una descrizione di questo contenuto, insomma, di quello che andavamo a fare, che sostanzialmente l'obiettivo era attivare strategie di consultazione e confronto delle fonti informative terziarie. Vabbè, questo adesso non l'abbiamo approfondito molto, ma insomma adesso il tempo sta anche finendo. Quindi, a consultazione e confronto, metodologia usata, abbiamo fatto un po' di analisi collaborativa del tema, abbiamo mappato un po' i contenuti, cioè questa ripetizione continua che vi ho fatto delle cose che ho detto, la sintesi del tema, insomma, l'abbiamo un po' vista su Google Drive, ma insomma è una sintesi, come dire, 6 pagine, insomma, di sintesi, supporto bibliografico, il ruolo dei dizionari, delle enciclopedie e software per l'analisi testuale, ne abbiamo visto solo uno, che è quello, il contacaratteri, il più giocattolo di tutti, direi, insomma. Perché poi ci sono degli strumenti che sono molto più potenti di quello, ma insomma vale la pena vederli con calma nei prossimi laboratori. Valutazione collaborativa durante lo svolgimento del laboratorio. Adesso io a voi che tipo di valutazione vi posso fare?
cioè avete collaborato, se siete stati una classe collaborativa, quando vi ho mandato il questionario avete risposto al questionario, avete partecipato al brainstorming in maniera magari impegnata, sono una valutazione formativa, insomma, ecco, in corso d'opera. Non vi ho chiesto di fare niente di particolare. E poi le risorse usate. Quello che però ci tengo di più, finendo questa lezione, a ricordarvi è questa mappatura delle competenze. Non può, come voi, gli insegnanti lo sanno meglio di me, non è che si progetta qualcosa di didattico senza avere chiaro quali sono gli obiettivi di apprendimento, quali sono le conoscenze, le capacità, le competenze che voglio attivare. Allora, questa in blu che voi trovate, questi documenti voi li trovate sul link che vi ho messo nella mail, nelle mail con cui ho comunicato il corso di oggi, insomma, ecco, trovate il link al sito del Comune di Pesaro, ci sono tutti i programmi per ogni corso, tutti i 10 programmi. Ogni programma ha queste tabelle con le competenze, diciamo, stimolate, diciamo così, stimolate. Bene, questo in blu è il lavoro che stiamo facendo, che sto facendo insieme ad altri bibliotecari, ad altri insegnanti, insomma, in termini di analisi e sintesi di un percorso, di un curriculum, ma ne parleremo nel 10° laboratorio di questa cosa qua. Quello che è importante che voi vi segnate è quale competenza chiave con questo laboratorio di oggi Tommaso ci ha voluto stimolare, è quella dell'imparare ad imparare. Certamente è solo uno dei modi di imparare ad imparare, però se non imparo ad imparare con le fonti informative in questo modo, io sono quasi sicuro che diventa faticosissimo per i ragazzi. Li ho visti anche ragazzi bravissimissimissimi che dovevano preparare la tesina di terza media e quando mi hanno chiesto di aiutarli non avevano idea di come effettivamente fare una ricerca in un certo lasso di tempo. Quindi imparare ad imparare, dopodiché vedete le indicazioni nazionali sono lo strumento principe della scuola, quello che orienta in qualche modo l'attività scolastica in termini di traguardi e in termini di obiettivi specifici di apprendimento. Vedete, io qua cosa ho fatto? Ho selezionato quei traguardi e quegli obiettivi specifici di apprendimento che sono immediatamente perseguibili, insomma, con questo tipo di laboratori. Poi c'è le azioni del PNSD a cui si può fare competenze digitali e biblioteche scolastiche, c'è naturalmente il riferimento alla legge sulla cittadinanza digitale, l'educazione civica, perché questa è anche educazione civica, e c'è una piccola bibliografia su come costruire le mappe concettuali, ma insomma, adesso questo conta relativamente. Ecco, siete ancora vive, vi faccio vedere l'ultimo. Non vorrei avervi dilaniato le ultime risorse estive. Vi faccio vedere il riepilogo della giornata di oggi. Che cosa abbiamo fatto insieme in termini più semplici? Ok. Più banalmente, che cosa abbiamo fatto oggi? Abbiamo fatto questa cosa qua. Escludete gli ultimi due punti, il 7 e l'8. Abbiamo fatto un po' di brainstorming, abbiamo ragionato sulle possibilità di apprendimento, esperti, gruppi, informazione. Vi ho fatto vedere una ricerca su Google, ma sono arrivato fino all'enciclopedia, come cercare un articolo di rivista, ve lo faccio fare a voi, fatelo voi, insomma, in totale libertà. Abbiamo copiato un testo su un file di Word. Vi ho fatto vedere come funziona il contacaratteri, mentre questi altri ve li faccio vedere il prossimo lunedì prossimo per chi c'è. E poi abbiamo parlato di riassunto, paragrafo, diritto d'autore l'abbiamo menzionato sotto forma di citazione, eccetera. Ecco, vedete in questi primi 6 punti c'è sintetizzato un po' i contenuti che io ho provato a trasferirvi. No, scusate, devo uscire da qua prima di andare su Facebook, se no vedete tutte le mie cose poco raccomandabili. Siete ancora disponibili? se ci avete solo un minuto. Sono le 17:25, sono andato anche forse. Se vado troppo veloce, voi avvisatemi comunque. Vi faccio fare una cosa allora, l'ultima cosa, giuro, è interattiva. Mi dovete dare un... Ciao Claudia! Ah, non ti avevo riconosciuta, vedi l'indirizzo email adesso. Tu sei recidiva anche quindi, eh? Benvenuta, benvenuta.
Benvenuto, un insegnante di Fano, vero? Sei a Fano sempre, giusto? Sì, bene, bene, benissimo. Allora, vi faccio fare l'ultimo giochino. Vado in share screen. 20 meter, questo è il brainstorming che abbiamo fatto all'inizio. Adesso ritorno sulla home page di questa applicazione cioè gratuita, è anche a pagamento, insomma, però la parte gratuita già vi consente di fare un mucchio di robe, insomma, sono più che abbondanti. Adesso vi chiedo di rispondere a questa domanda. Ti è piaciuta questa lezione? Vi mando il link, che è sempre www.menti.com, il codice è 122204. Allora lo scrivo. Volete che lo riscrivo? Ormai dovreste aver imparato, no? www.menti.com e il codice è 122204. Allora, 122204. Collegatevi a www.menti.com, inserite 122204 e rispondete a questa domanda. Non tanto perché mi dovete, come dire, stroncare o lusingare, e tanto perché poi questa cosa in realtà nelle lezioni digitali, nell'aula digitale, vale la pena sempre farla. Fatevi valutare dai ragazzi, fatevi valutare dai vostri allievi. Cioè, chiedeteli, vedete, è una cosa semplicissima, no? Avete risposto in quattro, molto, per cui io sono lusingato, però se qualcuno avesse risposto per niente, poco, molto, moltissimo, insomma, vedete, è un grafico che voi fate vedere in diretta. E quindi diventa un modo per avere un feedback immediato. Se molti rispondono per niente o poco, forse vi dovete interrogare se vale la pena farlo. Adesso io vi ringrazio, voi mi incoraggiate ad andare Grazie avanti. Quindi. Tommaso. Grazie. Eccoci, torno in aula. Ci sono in aula? Ah, c'ero già forse in aula. No, aspettate, scusate un attimo, mi sono perso. Ah, ero già in aula. Avete visto l'esito finale del questionario? No, non l'avete visto. Ah, ecco, mi No, non sembrava. abbiamo No, no, eccoci, eccoci, scusate. L'esito del questionario è questo. Eccolo qua. Molto e moltissimo. Grazie, io vi ringrazio, troppo generosa. Adesso chiudo la presentazione, torno in aula, se ci sono domande, se no andiamo pure a fare un bagno al mare, non so perché al mare, in giro in campagna, c'è un caldo che esagerato. Tommaso, si Sì. fa molto veloce così. Ai miei tempi bisognava ricopiare le voci delle enciclopedie, le voci del vocabolario sul quadernone, tornare a casa, studiare, cercare di Esatto. capire, ritornare in biblioteca, dove trovavi il bibliotecario che ti diceva ti ho già preparato un'altra cosa, vuoi guardarla? Così la ricerca la fai più approfondita. E E certo. Fano che andava avanti con le scuole e ti aggiungevano sempre, ormai ti conoscevano quando andavamo a fare le ricerche, ti aggiungevano sempre qualcosa in più. Sì. Non era le giornate veramente lunghe, i pomeriggi passati a fare queste ricerche enormi che tutti odiavamo. E poi da grandi abbiamo capito che invece lì avevamo imparato a sintetizzare, a scegliere, a capire Chiaro. la Allora, filosofia. nella scuola di prima, in effetti, nel mondo Gutenberg, in effetti uno se la faceva la ricerca, se effettivamente seguiva, la imparava per forza, perché doveva comunque farli quei passaggi, eh? Ed erano sempre propedeutici. Quello che poi alla fine riuscivi a distillare era sempre, come dire, sì, certo, frutto del tuo lavoro, ma potevi copiare e incollare anche, cioè, potevi copiare anche lì, in realtà. Cambiare le Poi. parole per far vedere che non avevi copiato, ma Allora, la velocità che noi guadagniamo nel fare questo lavoro in digitale, perché il testo digitale è molto più trattabile, modificabile, padroneggiabile di quello cartaceo sta stampato, non è che fai, lo ritagli, no? Tagli il libro, no, invece quello digitale copi e incolli. Ecco, tutto quel vantaggio che noi prendiamo nel manipolare il testo digitale, possiamo poi, come dire,
vantaggio è anche facilitazione, no? Puoi anche restare dentro casa, non c'è neanche più bisogno di andare in biblioteca per fare le ricerche fatte bene, però posso chiederti di dimostrarmi una maggiore comprensione del testo, posso alzare il livello a livello di analisi del testo. Credetemi, con il testo digitale si possono fare cose che non si potevano fare sulla carta, voglio dire, cioè non si potevano fare perché era proprio un altro strumento, un altro dispositivo, un'altra storia. E vale la pena, secondo me, esplorare questo mondo digitale per davvero. L'ho detto anche stamattina, vale la pena per due ragioni, poi dopo vi lascio. Per una responsabilità civile, perché tanto noi comunque il digitale fa parte della nostra vita e, come dire, dentro la scuola, dentro le biblioteche, noi dobbiamo assolutamente imparare a padroneggiare il digitale, perché ci sono tanti vantaggi. Ma attenzione, ci sono anche tanti svantaggi nel digitale. La società digitale non è affatto tanto pacifica e per forza progressiva, è anche piuttosto spietata. Immaginatevi i nostri figli tra 10 anni. Ci avranno un mondo del lavoro completamente digitalizzato. Se noi non gli insegniamo a vivere questo mondo con consapevolezza, ce li ritroveremo schiavi. Ce li ritroveremo schiavi. Non c'è altra via. Se tu non sai parlare la lingua in questo caso è un linguaggio, se tu non conosci il linguaggio è digitale, purtroppo vieni tagliato fuori, c'è poco da fare. E voi lo vedete, no? Voglio dire, sono miliardari le persone che dominano il mondo digitale. Non solo sono spietate, ma sono anche miliardari, cioè hanno un'accumulazione di beni impressionante. Mentre magari noi siamo qua ogni giorno a combatterci per il minimo indispensabile, insomma, no? Per arrivare a fine mese. Guardate, questa cosa diventerà sempre più decisiva. Quindi noi assolutamente dobbiamo bazzicare il mondo digitale. Attenzione, se vi capita di rivendicare l'apertura delle scuole a settembre, fatelo, però l'apertura delle scuole a settembre deve essere scuola digitale. Non c'entra niente la didattica a distanza, deve essere scuola digitale, cioè la scuola deve essere digitalizzata. Cioè, in presenza, sì, ma poi dopo bisogna lavorare sul digitale, bisogna lavorare su quei linguaggi lì. Possiamo continuare a lavorare come se stessimo a 100 anni fa o a 500 anni fa. Perché non funziona più questa cosa? Non perché è bello, perché l'abbiamo visto, la gravità della situazione non ci lascia scampo. Poi qualcuno dice la didattica a distanza no, va bene, la didattica di emergenza no, va bene, se ti piace, tu puoi anche stare in una grotta durante una pandemia e proteggerti e fai bene, devi stare chiuso dentro la grotta e stai lì, mangi e bevi. Certo, però se c'hai un libro, leggi, se c'hai un computer, ti colleghi. Che fai? Stai lì dentro casa solo a mangiare e bere? No. Aspettando che passi la pandemia? No. Quindi queste cose, più le impariamo ad utilizzare, più ci rendiamo, secondo me, portatori di diritti. Portatori di diritti, cittadini, insomma. Dopo questo spiegone vi lascio, perché se no mi tirate qualche sasso digitale, secondo me. Tommaso, sì. Scusa, ti lascio anch'io, volevo solo dirti, se mi metto a fare i compiti, a provare a replicare sulla traccia che tu ci hai dato, poi te lo invio magari in privato, va bene? Ci dai ma io non vi do dei compiti. No, non hai capito. No. Sono molto interessanti questi feedback. E troviamo tutti questi dettagli in calce alla mail, comunque anche dettagli operativi per poter poi fare noi anche delle cose con la nostra biblioteca, ovviamente. Guarda, io l'incontro l'ho registrato, al limite se vuoi quando possiamo condividere il laboratorio. Sì, non so. Un'altra cosa, sì, grazie. Se vuoi che lo condivido con le insegnanti di Ancona? Sì, non so se le colleghe sono d'accordo. Non il contenuto, dicevo, il prossimo appuntamento, vuoi che lo divulghiamo anche con le nostre insegnanti? questo è un dilemma. Ci sono le mie bibliotecarie qua, devono rispondere loro, perché noi abbiamo già quasi 50 iscritti. Okay. Noi perché volevamo proporre qualcosa, allora guarda, magari ci sentiamo in privato, nel senso che avevo un'idea su come coinvolgere le insegnanti del comune di Ancona, magari non è questa la sede, te ne parlo in un altro momento, ecco. Sì, conviene, perché rischiamo se no di intasare troppo la periferia di Pesaro, che sono gentilissime, anche ospitalissime, però caricare tutta Italia sulle spalle di Pesaro adesso potrebbe essere eccessivo.
Grazie tante comunque, Tommaso. Prego, no, no, grazie a te davvero. Grazie, grazie. Ciao. Noi contiamo tanto sulle insegnanti di Pesaro, speriamo di coinvolgere le classi e gli insegnanti di Pesaro a settembre, bene, quando ripartiranno. Ci vediamo lunedì con chi c'è. Vi ringrazio davvero e un caro saluto a tutte quante. Vi devo lasciare perché tra un po' c'è un incontro AIB alle 6. Collegatevi. Può darsi che ce la faccio. Ciao, ciao. Può darsi che ti rivedo. Ciao. Ciao, ciao. Grazie. Grazie.